Per chi conosce... Sindaco, alla conferenza stampa si parli dell'antica Croton, ma si parla di progetti che devono ancora essere definiti o di progetti che prenderanno al più presto, diciamo, forma? Prenderanno rapidamente forma. C'è un team che si metterà al lavoro, un team che è stato individuato da Invitalia, che collaborerà con la squadra che abbiamo messo su a Crotone. E sin dall'inizio abbiamo pensato di creare una squadra ad hoc con un dirigente selezionato proprio per Antica Croton. Da qui io direi nei prossimi 5 mesi possiamo ipotizzare l'apertura del primo cantiere. Nel frattempo Invitalia ha individuato anche le aziende, per cui ci siamo. Abbiamo deciso di affidare a Invitalia la CUC, la centrale unica di committenza, per quasi 26,7 milioni di euro. Quindi è stata una scelta che alla fine è risultata vincente e oggi vedremo l'inizio di queste attività di progettazioni. Tre interventi molto importanti e speriamo bene. Questo è quasi il grosso di tutte le attività dell'amministrazione comunale. Poi su tutto il progetto, che complessivamente è 61,7 milioni, 25 riguarda il MIC, 5 la Regione Calabria. Quindi noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, il nostro cronoprogramma è perfettamente rispettato. Oggi, oltre a presentare i 3 studi di progettazione che sono stati selezionati attraverso la procedura di Invitalia, è anche un modo per segnare l'inizio reale del progetto Antica Croton, perché non si può parlare di idea di un progetto se materialmente poi non si mette mano a dare una visione su carta. È chiaro che non basta solo questo. Questo è un progetto che è visto non soltanto in un elemento di valorizzazione culturale, ma un elemento di sviluppo urbano della città e quindi anche un'opportunità di sviluppo economico. Bisogna fare in modo che questo progetto venga condiviso dalla città. Dico questo perché si è deciso anche di realizzare un urban center per le progettazioni, che sarà il luogo deputato per il confronto tra la città e i progettisti, perché devono ascoltare e accogliere tutti i suggerimenti che arriveranno. E questo è anche un'opportunità per fare in modo che i progettisti lavorino qui sul territorio e possa essere anche un modo di crescita per le giovani professionalità che sono qui in città. Il progetto è già pronto? No, il progetto, come dico, è da tutto da costruire, bisogna costruirlo insieme. Quindi bisogna attendere altri tempi? I tempi saranno tra i 5 e 6 mesi per avere la progettazione esecutiva. Avendo utilizzato questa procedura semplificata con Invitalia, significa che appena terminati il percorso delle progettazioni, entro un mese dall'approvazione dell'esecutivo si potranno aprire i cantieri, quindi possiamo dire per fine ottobre, primi di novembre, si avrà materialmente visibilità di quello che si andrà a realizzare. Oggi